giungono da Torino, più precisamente da Piazza d'Armi, in occasione della quinta edizione dei concorsi ippici internazionali, va detto così al plurale perché sono varie prove in questo senso internazionali, città di Torino. La gara che vi commenteremo fra poco riguarda la cosiddetta alta internazionale, è una prova mista, dunque con barrage, e siamo arrivati proprio al barrage. I cavalieri, le amazzoni che hanno compiuto percorso netto, dunque hanno accesso al barrage. Sono 12 concorrenti, li vedremo fra poco, che hanno dunque accesso al barrage. Accanto a me c'è Uliano Vezzani, che è chef de piste, altrimenti direttore di campo. Allora, un commento tecnico prima di passare a questa seconda parte della prova. È stata la prova alta di apertura, perché il concorso è iniziato oggi, serviva per la qualifica per il Gran Premio di domenica. Infatti accederanno i binomi che hanno portato a termine il percorso di oggi con non più di 4 penalità. Sono partiti in 46 e abbiamo avuto 12 percorsi netti. È stata una prova selettiva, soprattutto la differenza l'hanno fatta le combinazioni e praticamente gli oxer, come di solito avviene in questi casi. Analizzeremo poi fra poco gli ostacoli. Vorrei ricordare allora i 12 nomi dei concorrenti che sono arrivati alla fase finale: Juan Carlos Garcia con Candyman, appunto 0 penalità come del resto tutti gli altri; Omar Bonomelli, Italia, con Boy; Freddy Kimmeier, Svizzera, la Estrella; Andreas Brenner, Germania, con Artist, o Artist come dir si voglia; Hans-Dieter Treher, Germania, con Alcazar Dell. Intanto stanno annunciando il primo cavaliere. Poi abbiamo Carlo Pfeiffer, Svizzera, Angie Quinto; poi Giovanni Magaton, Italia, con Lordron B. Resto dell'idea che i nomi dei cavalli andrebbero in qualche modo semplificati, pur restando con le iniziali che devono avere per via degli anni. Poi Pierre-Louis Roche, Vendôme, Duria, Francia; poi Gilles Bertrand, Debalin, Crocus, Graviera, ancora Francia; un altro italiano, Alessandro Grossato, un'ottima prova, Septième de Mans; Alix de Rollencourt e il cavallo per Gilles Bertrand, Debalin, Francia; e per finire la italiana Federica Salvadori con Cyrano de la Jonquière, il cavallo che era bello. E siamo ora al primo concorrente di barrage, Juan Carlos Garcia, Candyman. Un commento subito del nostro Uliano. Fantastico, è partito con una decisione incredibile. Mi dispiace che Carlos sia partito per primo, perché non ha punti di riferimento davanti, ma sta andando in un modo splendido. Grande. Guardate Carlos, bravissimo, qui nella gabbia. Ha unito velocità a maneggevolezza e secondo me sarà un percorso veramente duro da battere per gli altri concorrenti. Verrà una bella gara. Ora abbiamo invece un attimo il tempo, 33.70, ed ora invece sul campo di gara abbiamo Omar Bonomelli con Boy. Seguiamo attentamente il nostro connazionale. Primo è un verticale di barriere, l'altezza è di 1,40, è stata alzata la gabbia di 5 cm. Esattamente. Eccolo qua. Omar parte a un ritmo molto inferiore a Carlos, molto probabilmente punta più che altro a fare un buon lavoro in funzione del Gran Premio. Ottimo anche l'arginello. Girata a destra per il passaggio in sentiero, carré da 1,40. Perfetto. Molto bene. Leggero. Come potete vedere, gira, esatto, leggero nel senso di delicato. Gira molto più largo. Croce di Sant'Andrea. Ha preso Carlos. Molto bene. Molto bene. E ora andiamo al verticale rustico. Dopodiché, oxer. Verticale difficile per il colore. Ecco, siamo nella gabbia dopo l'oxer. Ottima prova. Molto bene, molto bene. Tempo. Tempo senz'altro molto più alto di quello di Garcia, ma ha fatto un ottimo percorso. Ed ora abbiamo invece sul terreno di gara Freddy Kimmeier, la Estrella. È un tempo ben più alto del nostro, cioè l'italiano ha un tempo più alto. E colombiano ora il cavaliere che è in campo.
in questo momento in testa, eh? Sì. È entrato per primo Carlos Garcia, che è colombiano, anche se risiede in Italia. Non hai detto una cosa sbagliata, perché vive in Italia. Quindi però un po' d'adozione, possiamo dire. Esatto. Seguiamo la sua prova verticale di barriera. Sì, non è partito anche lui, non è partito col ritmo di Garcia, ma d'altronde Garcia ci ha abituato a questo tipo di imprese e pertanto siamo... L'Arginello è stato superato bene centralmente. Purtroppo c'è un errore nel passaggio di sentiero, che ne ha fatti anche nel percorso base. È stato un ostacolo importante per il percorso base e ha creato non pochi problemi ai cavalieri, soprattutto perché se arriva una girata il cavallo tende a coricarsi sulla spalla. Croce Sant'Andrea, bene la croce, bene il verticale, la gabbia finale di 1,50 m di altezza, molto bene. Molto bene, peccato per quell'ostacolo. Comunque questa gabbia tecnicamente ha una luce abbastanza buona, no? Direi tra le due barriere ha una luce buona. Esattamente, buona osservazione. Io ho tenuto una luce abbondante proprio per permettere nel barrasa ai cavalieri di poterla affrontare con decisione e infatti ho alzato solo l'elemento dietro del passaggio di sentiero, l'ho reso invitante e quindi il cavaliere può affrontare la combinazione a un ritmo più elevato per poter fare il tempo. Quindi se fosse stata stretta sarebbe stata troppo punitiva e così invece risulta giusta. Questo bel esemplare di cavallo grigio è Artist per Andreas Brenner, Germania. Ha fatto un ottimo percorso base. E ritornando al discorso della gabbia, intanto che affronta il numero 1, posso dire che all'inizio nel percorso base risultava un po' larga, mentre adesso per il barrasa è giustissima. Bene il primo ostacolo per Artist. Buona decisione. Arginello, è una curva stretta, la mano sinistra è piuttosto tirata. Il cavallo si è un po' ribellato nella girata, ha perso qualche centesimo. Passaggio di sentiero direi buono per quello che vediamo da qui, superato proprio grazie ai mezzi di questo cavallo. Il cavaliere l'ha avvicinato molto, il cavallo ha risposto benissimo, come ha risposto adesso sulla croce di Sant'Andrea. Avete ottimo. Potuto ammirare questo fantastico salto, cavallo potentissimo da vedere domenica in Gran Premio a mio avviso. Rustico ottimamente saltato, Oxer e verticale finale per la gabbia. Bene, guardiamo il tempo. È stato un buon percorso, sentiamo ora. Sì, non ha raggiunto Carlos, secondo me, ma questo è un binomio che vedremo domenica in Gran Premio, senz'altro protagonisti. Aspettiamo il tempo della giuria, mentre vi annunciamo Alcazar Dell per Hans-Dieter Dreher, cavaliere tedesco di indubbia qualità. Non abbiamo ancora il tempo del cavaliere precedente, abbiamo però la sensazione... Eccolo, 39. L'ho detto, Garcia è andato veramente 6 secondi superiori al percorso di Carlos. Dico, Carlos è un cavaliere che ci ha abituato a queste imprese, anche se entra per primo, lui la gara la fa sempre. È proprio nella mentalità di questo cavaliere, di questo grande cavaliere. Ecco, prima dicevamo che talvolta gli stranieri galoppano di più dei nostri, cosa vuol dire? Ma è... spieghiamolo ai nostri. Sì, è difficile da spiegare. Io credo che in Italia abbiamo dei cavalieri ottimi che anche loro galoppano e, all'estero amano molto queste gare di velocità e pertanto la scuola porta i cavalieri a galoppare un filino più dei nostri e questo lo stanno dimostrando i risultati. Bene, sul primo ostacolo Arginello altrettanto bene. Terza difficoltà senza problemi, superato. Soprattutto guardate come riesce a mantenere la cadenza elevata, croce sempre in avanti senza mai interrompere. Questa è una caratteristica fondamentale per vincere le categorie a tempo. Altrettanto bene il rustico, quindi nella gabbia. Ottimo. Anche qui dobbiamo aspettare il tempo. Siamo lì con Garcia, sì, eh? Sì, siamo sì, lì con Garcia, sì, aspettiamo, sì. Vediamo un po' Garcia quanto aveva. Alcazar Dell, penalità 0, tempo 35-31, metà montagna. Meno di 2 secondi. Per poco e meno secondo. Secondi. Intanto la nostra gentilissima Daniela Tiengo, che fa parte della giuria, è membro dunque della giuria di questa manifestazione, sta stilando la classifica per noi, è piena di dati ed è dunque funzione utilissima per la nostra telecronaca. La gara ora sta assumendo livelli buoni,
si può guardare molto positivamente, perché quando entra un cavaliere veloce e riesce a fare netto, indubbiamente dà stimoli agli altri cavalieri nel cercare di superarlo. Allora, e Garcia ci ha proprio favorito in questa cosa. Abbiamo sul terreno di gara Carlo Pfeiffer, Svizzera, Angie 5 o 5 quinto. In una buona forma, perché anche nella gara precedente si è piazzato, come nella gara di questa mattina. Allora, nell'ordine abbiamo Juan Carlos Garcia, a 2 secondi Hans Dieter Breher, e al terzo posto abbiamo Andreas Brenner. Già dalla prima girata si può dire che non riuscirà a battere il cavaliere colombiano e tedesco, perché cerca di assicurarsi molto i salti e pertanto rischia il meno possibile, anche se in questo caso è stato un po' fortunato. Diciamo che il cavallo, con la sua esperienza, è riuscito a mettere una pezza, forse. Beh, ad un ritmo d'accordissimo, i cavalli giunti a questo tipo di categoria sono tutti dei cavalli ottimi. Certamente, ecco il rustico ed ora Oxer, e quindi verticale finale facenti parte della gabbia. Bravo, bene, aspettiamo il tempo per questo cavaliere, per Pfeiffer. Secondo me i telespettatori devono guardare questi cavalli in funzione anche della gara importante che sarà domenica, cioè la gara conclusiva, il famoso Gran Premio, e pertanto molti cavalieri stanno preparando i loro cavalli in funzione di questo. Esattamente, e secondo me veramente domenica sarà un bel Gran Premio, perché ho visto i cavalli saltare veramente bene. Giovanni Magaton, Lordron B, questo è un altro bel binomio, eh? Binomio che non si tira mai indietro. Vorrei cogliere comunque l'occasione di questo brevissimo spazio per ricordare che le riprese esterne sono curate e fornite dall'esterna 1 di Torino. In regia ringraziamo Roberto Gambuti, e poi dobbiamo ringraziare anche l'RVM di Milano, e accanto a noi Paolo Vetri per l'elaborazione grafica. Un po' di fortuna al numero 1, ma non guasta. Non guasta, la fortuna aiuta gli audaci. Secondo ostacolo, Arginello, mano destra, hai notato un'esitazione? Un piccolo brivido, sì, da parte del cavallo. Giovanni ha richiamato un po' violentemente, se possiamo dire così. Molto stretta la croce Sant'Andrea, qui sì. Molto buona però. È un cavallo di mezzi, eh? Rustico in diagonale, forse ha osato troppo e con gli anteriori ha buttato giù. Peccato. Come spiegavo prima, qualcosa. Quando ci sono queste girate che praticamente chiudono la volta, il cavallo tende a caricarsi sulla spalla e quindi perde il peso, mettendosi sulla spalla alleggerisce il posteriore, cosa che dovrebbe essere il contrario, il cavallo ha fatto errore di anteriore. Quanto è importante in questo caso, su queste sterzate, tra virgolette, mi sia concesso il termine, strette appunto, il fondo? Ah, è di primaria importanza, in quanto il cavallo quando trova la battuta deve trovare una cosa consistente, che non gli deve venire a mancare il terreno sotto, altrimenti perde di coraggio, perde di equilibrio e si vede costretto a commettere l'errore. In questo caso però il terreno non è stato fondamentale, non è stata colpa del terreno l'errore di Magaton. Ora stiamo osservando il francese Pierre-Louis Roche con Vendôme Duria. Bene, al verticale. Roche è un altro cavaliere molto grintoso, giovane grintoso, con un cavallo agli ordini. Bene all'Arginello. Altrettanto al cavallo ostacolo. Molto preciso. Croce di Sant'Andrea. Fortuna. Si è allargato molto, il cavallo non gli ha risposto tantissimo e ha rischiato l'errore con l'anteriore. Si è avvicinato. Diagonale. Abbiamo quasi sofferto per diagonale questo rustico, ora Oxer, verticale finale, peccato, proprio all'ultimo. D'altronde l'aveva già fatto capire in occasione del salto alla croce di Sant'Andrea che l'errore poteva essere venire, nell'aria. Poteva venire. Ed è arrivato, quindi anche lui è fuori dalla lotta finale. Abbiamo un altro francese, Gilles Bertrand de Balan con Crocus Gravier. Autore di un percorso base veramente fantastico, con una classe, uno stile impeccabile. D'altronde Gilles lo conoscono tutti, non ha bisogno di nessun tipo di presentazione. I cavalieri francesi, questo è un grande, ha fatto un peso sempre notevole, il loro allenamento è ottimo, ha compiuto un percorso
fantastico, veramente, per stile, correttezza, linearità, sempre della stessa cadenza. Grande cavaliere, solo i grandi riescono a fare questo tipo di percorso. Poi, se avremo qualche attimo, diremo qualcosa sul nostro allevamento e sulle iniziative del presidente Croce. Bene sul primo elemento. Arginello. Aio. Purtroppo c'è stato un errore. Sì, peccato per Zil, il cavallo non ha risposto in modo perfetto, ha ritardato nel sollevare gli anteriori e ha commesso errore proprio d'anteriore. Croce di Sant'Andrea. Cosa che invece si è rifatto subito la Croce di Sant'Andrea. Rustico. Bellissimo. Quasi in surplus. Esattamente, bravo. Peccato. Peccato per l'ottimo cavaliere francese. Anche questo è da vedere in Gran Premio. Ecco, sta entrando il nostro Alessandro Grossato con Septien de Mans, ma prima che arrivi alla prima difficoltà, al primo ostacolo, vorrei approfittarne per dire appunto questo, che il presidente Croce, nella conferenza stampa di presentazione del calendario, quest'anno ha detto cose molto importanti, a mio avviso, per l'equitazione italiana. Si vuole portare l'equitazione nelle scuole, in un qualche modo, cominciare ad avere questo rapporto con le scuole e portare nel più breve tempo possibile i numeri dei tesserati a livello europeo, quindi entrare in Europa anche dal punto di vista cavallo, mi sembra importantissimo. È una cosa molto bella, io sono convinto che l'equitazione va portata dove c'è la gente, pertanto condivido pienamente il discorso del nostro presidente. Ecco qua il nostro cavaliere al primo ostacolo, molto bene, ora l'Arginello, bene. Mi permetto anche di dire che, conoscendo l'ingegner Croce, farà di tutto per realizzare questo programma ambizioso e veramente peccato, c'è stato forse un'errata cadenza su quell'ostacolo, sul non l'ha affrontato nel modo dovuto e quindi ha compromesso un po' la sua gara. La sta terminando il nostro cavaliere Oxer e verticale. Purtroppo si tratta di livelli di gare elevati e al minimo errore lo si paga lo scotto per forza di cose. Il barrage, gentili telespettatori, può essere paragonato ai supplementari nel calcio, per fatica di cavalli e cavalieri e per difficoltà anche psicologica, no? Non c'è un po' una similitudine? No, cioè non è che arrivino affaticati in barrage, perché quando uno costruisce il percorso base tiene proprio in funzione del fatto che poi alcuni cavalli accederanno, chiamiamola, finale. Vengono risparmiati un pochino. Sì, esattamente. E poi, soprattutto essendo il primo giorno di gara, i cavalli sono ancora molto freschi. Domani molti cavalli verranno risparmiati per il Gran Premio, proprio perché il cavaliere mira ad avere il Gran Premio, proprio per le difficoltà intrinseche del Gran Premio il cavallo deve essere fresco e rispondere all'azione del cavaliere. E pertanto io sono convinto che a questo punto della stagione i cavalli arrivano preparati atleticamente e che per loro non sia un grossissimo sforzo, anche perché il percorso iniziale avevamo 10 ostacoli, quindi 10 ostacoli per una lunghezza del percorso di 500 metri non è granché, pertanto il cavallo arriva al barras abbastanza fresco. Comunque davanti avranno una stagione lunga, Siamo... Noi abbiamo un grosso appuntamento che sono i campionati europei alla fine di agosto, quindi nell'equitazione, come in tutti gli sport, tutti gli anni si ripete un grosso evento: Olimpiadi, campionati europei, poi ci saranno i campionati del mondo sì. E pertanto non c'è mai un attimo di tempo. Il calendario è sempre più fitto. È sempre più fitto e poi adesso abbiamo veramente arricchito il calendario con le tappe di Coppa del Mondo, cioè una è proprio in Italia, Bologna, importante, pertanto anche nella stagione invernale i cavalli non hanno un attimo di tregua. Proprio a Bologna nella stagione invernale abbiamo avuto in Coppa del Mondo una bellissima performance, visto che c'è un ritardo possiamo parlarne brevemente, di Giovanni Consorti. Sì, grandissimo, è stato veramente un giorno, io credo che sia uno dei più belli della sua vita, di Giovanni. Ha montato bene, ha presentato la cavalla veramente preparata. Io ero il costruttore dei percorsi, vi posso garantire che era una coppa veramente difficile. Facciamo ancora un'altra similitudine. Il direttore di campo, il direttore di gara, o se vogliamo meglio ancora di campo, chef de piste, per arrivare alla tradizione francese internazionale sul salto ostacoli, è paragonabile, se me lo consenti, all'allenatore di sci, quando fa il tracciato dello slalom, quando disegna praticamente il tracciato. Esattamente. Uno dei compiti principali del direttore di campo, e penso del costruttore degli slalom o delle discese di sci, sia quello di valutare e di mettere in evidenza le capacità, nel mio caso, del cavallo e del cavaliere, e nel caso dello sciatore. Pertanto
non devi lasciare niente al caso, va tutto ponderato, va tutto programmato, perché un concorso dura 3 giorni, pertanto ci vuole una programmazione proprio in previsione degli sforzi, in previsione di quello che vuoi ottenere. In questo tipo di gara, nella gara alta, serve appunto di preparazione per il Gran Premio, pertanto la mia finalità è portare i cavalli a saltare domenica nel Gran Premio più freschi, allenati e con voglia di saltare, cioè non gli devo togliere la voglia di saltare. E in un qualche modo si possono aiutare o non aiutare i cavalieri italiani, così come facciamo il parallelo con lo sci, talvolta si dice è stata disegnata dal tecnico che in un qualche modo può aver aiutato i suoi, ecco, cosa vuol dire? Ah, certamente, io dico che oggi i metodi di costruzione sono cambiati e c'è un'evoluzione continua, tutti gli anni bisogna stare aggiornati e bisogna andare a vedere quello che fanno le nazioni che ci sono più avanti. Io ho la fortuna di girare e di lavorare con dei grandi maestri e pertanto di restare abbastanza aggiornato. Oltre a questo, la Federazione Equestre Internazionale ci organizza dei seminari dove mette a confronto tutti i direttori di campo del mondo, quindi si vivono realtà e si parla con della gente molto più esperta, gente che vive nei paesi tipo Germania che sono all'avanguardia. E pertanto noi dobbiamo portare i nostri cavalieri a saltare in Italia i percorsi che poi andranno a trovare all'estero, non dico ai campionati europei, ai campionati del mondo, alle Olimpiadi, così. Quindi stiamo ritrovando dei binomi, il nostro allevamento sta avanzando, stiamo ritrovando gli antichi piano piano splendori? Beh, a mio avviso abbiamo fatto un salto di qualità veramente notevole. Io posso dire, ne discuto anche con i cavalieri più importanti, cioè quelli che poi vanno a combattere con gli stranieri, vedo che la percentuale dei percorsi netti sta aumentando e questo vuol dire che stanno veramente crescendo. Stiamo aspettando l'ingresso di Gilles Bertrand de Ballan con Alix de Rolencourt. Sì, manca una nella fotocopia. Sì. Bene, Gilles Bertrand de Ballan. L'abbiamo appena visto col primo cavallo. Giusto. Gilles, tanto per cambiare, ha presentato 2 cavalli con tutti e 2 fatto percorso netto. Sta diventando un po' monotono sto cavaliere. Quindi abbiamo questo tempo morto da riempire, anche se gli argomenti non mancano mai. Vorrei tornare, se sei d'accordo, ecco, sta però per arrivare. Il tempo è proprio consentito dal regolamento. In caso di suo secondo cavallo deve avere un tot di cavalli tra uno e l'altro e pertanto dovremo aspettare ancora, penso, pochissimi minuti. Volevo appunto ritornare all'importanza dell'intervento del Presidente Croce. Questo discorso del cavallo nelle scuole è veramente molto interessante da far capire. Il cavallo va fatto capire che non è un discorso elitario, ci sono altri sport che costano altrettanto, se non di più. Mi trovi perfettamente d'accordo. Cioè, livelli e livelli, certo. Logicamente. Ma io sono del parere che ci si può avvicinare facilmente, bisogna sfatare un po' questa, a mio avviso, non giusta considerazione. Siamo in attesa dell'ingresso in campo del cavaliere seguente, come ha detto pochi istanti fa Giuliano, eccolo, quando un cavaliere ha più cavalli ha diritto di avere un minimo di tempo per poter passare dall'uno all'altro. Per rifiatare perlomeno. Eccolo dunque, Gilles Bertrand de Ballandat, Alix de Rolencourt. Ricordiamo ancora che in testa c'è Juan Carlos Garcia con 0 penalità, il tempo di 33,70 e credo proprio che lo rimarrà fino alla fine. Al secondo posto, visto che ci siamo, 35,31, sempre 0 penalità per Hans-Dieter Dreher, Germania Alcazar Dell. E poi abbiamo al terzo posto un altro tedesco, Andreas Brenner con Artist 39,97. A seguire avremo un italiano, ci segnala... Gilles è partito molto bene, sta affrontando il numero 4 dove ha commesso l'errore col calo precedente, questa volta ci ha messo molta più attenzione, molta più decisione. Attenzione, passaggio di sentiero, barriere. Cavallo molto alto. Croce di sentiero. Mano destra, curva stretta, attenzione, molto bene. Però c'è stata una cosa che non abbiamo visto. No. C'è stato che il cavallo... C'è stato quasi un movimento ellissoidale. Nella girata è rimasto un po' lontano dall'ostacolo, Gilles a quel punto doveva andare per forza e il cavallo non è riuscito a coprire in estensione l'ostacolo e ha fatto errore in ricaduta. Un solo errore che però... Con un buon tempo mi permetto di dire. Sentiamo, 4 penalità. Sarebbe stato terzo. 37-64 sarebbe stato proprio terzo. Allora abbiamo ora
Federica Salvadori, Cyrano de la Jonquière, cavallo ultimo belga, concorrente. Nato nell'86, ultimo concorrente. Federica è molto lineare, non è velocissima, però questo cavallo è una sicurezza, nel senso che difficilmente commette errore e diciamo lei va via tranquilla e mira sempre il netto, tanto col netto si va in premiazione, non ai primi posti ma comunque ci si avvicina sempre di più. Vediamo ora. Infatti guardate, molto tranquilla, molto sicura. Cadenzata, sì. Ah, peccato. Ha saltato in verticale e non in lunghezza. Il cavallo non è, nella parabola è andato molto più in alto e non ha compiuto il salto in estensione, cosa che invece adesso ha fatto nel numero 8, molto bello. Croce Sant'Andrea, ora il rustico. Ora po' di fortuna. Un po' deconcentrato, forse. Dovuto all'errore, normale. Certo. Peccato. Però peccato davvero, peccato. Perché termina con quel solo errore, Federica, e avrebbe potuto compiere con un po' più di fortuna percorso netto. Abbiamo ancora un concorrente, mi pare? No? Abbiamo terminato. Non abbiamo più altre. Quindi abbiamo la classifica finale. Esattamente. La classifica finale, come diceva il nostro esperto Uliano Vezzani, e Juan Carlos Garcia, il colombiano d'Italia, tra virgolette, non è stato raggiunto. Ha vinto con Candy Man questa alta internazionale, così si chiama, categoria mista. Al secondo posto il tedesco Hans-Dieter Dreher, Alcazar Dell, e poi terzo posto per Andreas Brenner con Artist. Nell'ordine il tempo del vincitore 33.70, del secondo arrivato di Dreher 35.31 e per quanto riguarda il terzo Andreas Brenner 39.97. E abbiamo così praticamente terminato quest'oggi, per questa mattinata da Torino. Ci risentiremo nel corso del pomeriggio, quindi non per questo, quest'oggi abbiamo ancora un altro appuntamento importantissimo, ci sentiremo nel corso del primo pomeriggio per un'altra prova molto importante. Esattamente, sempre una prova alta, qualificante per il Gran Premio anche quella, e una gara a tempo con dei bei binomi, quindi da non perdere lo spettacolo. Noi ringraziamo Uliano Vezzani, chef de piste, ringraziamo Daniela Tiengo della giuria e naturalmente ringraziamo Roberto Gambuti in regia, l'RVM Milano per le riprese esterne, la esterna 1 di Torino, e Paolo Vetri per l'elaborazione grafica. Abbiamo così terminato, salutiamo cordialmente tutti i nostri amici sportivi. Grazie a tutti voi. Concorso internazionale di